Mantenere alte le difese immunitarie vuol dire mantenere in equilibrio la microflora intestinale. L'alimentazione eubiotica è quella che ci aiuta a nutrire positivamente la microflora intestinale e quindi ad aumentare le nostre difese immunitarie. Ma è possibile mangiare in questo modo senza rinunciare alla pizza, ai dolci, ai fritti e anche ogni giorno ad un buon tiramisù? L'intestino ha un ruolo fondamentale di filtro tra l'ambiente esterno e il nostro organismo. L'intestino ci fa assimilare le sostanze nutritive che ci occorrono e può fare da barriera verso l'assimilazione di virus o di sostanze nocive. Ma non solo, la microflora intestinale è correlata con la creazione, con la produzione di proteine antivirali. Quindi la microflora intestinale può davvero aumentare le nostre difese immunitarie. L'eubiosi è un microbiota sano, in grado di secernere proteine antivirali e di proteggerci efficacemente dall'infiammazione e da malattie come quelle metaboliche, cardiovascolari, tumori, diabete. È quindi fondamentale. Questa eubiosi può essere minata da un'alimentazione scorretta. Ci sono dei fattori che invece favoriscono l'eubiosi, quindi il proliferare nel nostro intestino di lattobacilli e bifidobatteri e di tutta quella microflora intestinale protettiva. I probiotici sono microorganismi, lattobacilli e bifidobatteri, che vengono inseriti negli alimenti e che, se sono in grado di superare poi la barriera gastrica e intestinale e arrivare effettivamente nel colon, li colonizzano e quindi migliorano la nostra eubiosi. I prebiotici sono molto più importanti dei probiotici perché i prebiotici sono il cibo che fa moltiplicare selettivamente questi microbi buoni, questa microflora intestinale positiva, mentre fa morire quella negativa, quella che invece aumenta i fattori di rischio per la nostra salute. Cosa sono i prebiotici? Sono delle fibre che quindi come tali non vengono intaccate né nello stomaco né nell'intestino tenue, che arrivano intatte all'intestino grasso. Ma non tutte le fibre hanno questa capacità di far proliferare, nutrire, moltiplicare i microrganismi buoni e far invece morire quelli cattivi. Solo le fibre prebiotiche hanno questa capacità e lo sono l'inulina, tutti i tipi di inulina, i frutto oligosaccaridi, la pectina e i beta-glucani che troviamo nell'avena e nell'orzo. Inserire quindi nelle nostre ricette, nei nostri cibi, nella nostra alimentazione queste fibre può davvero aiutarci a creare eubiosi. Ma non è sufficiente perché un'alimentazione, se pur ricca di fibre prebiotiche, è al contempo anche ricca di grassi, di zucchero, di sale ed è ipercalorica, allora tutti gli effetti benefici delle fibre prebiotiche vanno ad annullarsi perché troppi grassi, troppo zucchero, troppo sale e soprattutto un'alimentazione ipercalorica fanno moltiplicare nel nostro intestino invece la microflora putrefattiva, quella negativa per la nostra salute. Quindi cosa succede? Che la maggior parte delle diete o delle alimentazioni eubiotiche sono prive di gusto perché sono fatte di verdure, sono fatte di legumi, sono fatte di tutti quei cibi che hanno pochi grassi, poco sale e poco zucchero e quindi è un'alimentazione priva di fritti, priva di pizza, priva di dolci, priva di golosità. Il mio lavoro da 14 anni è quello di sviluppare, riformulare le ricette della tradizione italiana, le più iconiche, dalla pizza alla carbonara, alla lasagna, fino ad arrivare ai dolci, al tiramisù, in modo che non solo siano arricchite di fibre prebiotiche, in alcuni casi anche di probiotici, ma siano equilibrate sotto il profilo di grassi, zucchero e sale,
in modo da favorire l'eubiosi intestinale. Questo metodo che ho sviluppato da 14 anni si chiama metodo Cucina Evolution, che è l'evoluzione della cucina tradizionale italiana. Le ricette di Cucina Evolution sono state estremamente semplificate e pubblicate nel mio libro Cucina Evolution e quindi sono già migliaia le persone che oggi tengono alte le difese immunitarie mangiando due dolci al giorno, carbonara, pizza, lasagna e tutte le golosità che più ci piacciono. Perché tutti i dolci di Cucina Evolution, incluso questo straordinario tiramisù, hanno meno zucchero e più fibra di una mela.